Noi ci siamo stati chiamati a votare la delibera riguardo alle variazioni di bilancio che va fatta e va votata entro il 30 novembre come previsto dalla legge. Ci trovavamo lì per questo quando avviene un'imboscata e un emendamento presentato solamente dai capigruppo della maggioranza rispetto al regalo che si fa alla città di un'accensione di mutuo di ben euro 500.000 per riparare quegli immobili pubblici che sono stati colpite dalla tromba d'aria. Condanniamo entrambi gli aspetti, ecco perché il voto contrario di Forza Italia. Da prima il discorso dell'accensione del mutuo, come un gruppo consiliare che rappresenta una città può pensare di votare favorevole un'accensione di mutuo quando l'amministrazione non è pronta, preparata e non ha portato a conoscenza dell'Aula circa quale sia la stima dei danni in questa città subiti a causa della tromba d'aria. Non abbiamo una perizia che mi dia la stima di quali siano i danni. Basteranno questi 500.000 euro a coprire queste spese di questi immobili? Addirittura l'amministrazione non sa nemmeno quali strutture siano coperte da assicurazione o meno. Il Maugeri dicevano sì, ma degli altri dobbiamo un po' approfondire. Ecco, la superficialità con il quale si affronta questo aspetto. Quindi il no all'accensione del mutuo dinanzi a questa incertezza dell'amministrazione, ma anche la modalità. Cioè la sera, il giorno prima, fino alle ore 14, in conferenza dei capigruppo, c'è una conferenza con tutti i capigruppo che rappresentano le realtà consiliari dell'Aula, nulla, programmiamo i lavori, meno di 24 ore dopo arriva un emendamento così importante che mi sa di mancanza di correttezza etica nei confronti di tutti i gruppi rispetto a un emendamento che poteva essere discusso, condiviso, perché l'unità si richiama in certi momenti ma non in altri. Quindi una mancanza di rispetto anche per tutti i componenti, i capigruppo dei vari gruppi che noi condanniamo, perché loro da prima condannavano la mancanza di un coinvolgimento di tutto l'intero organo consiliare. Ciò che condannavano loro allora oggi ne sono pieni attuatori, e quindi ecco perché il voto contrario di Forza Italia.